Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo con la nuova MV acquistata, cioè acquistata, ricevuta in premio nello scorso appuntamento e ho soltanto andato a modificare alcune cosette, ho tolto principalmente gli specchietti e il portatarga, per il resto mi sembra già abbastanza modificata di suo, quindi comunque sia per il momento teniamocela così. Evento face off, quindi uno contro uno di Atlantic Road, piove 10 km di tracciato, tutte curve, molto molto impegnative, anche perché non è che me lo ricordo, perché essendo un tratto di strada, chi l'ha fatto? L'abbiamo già fatto in verità un paio di volte, se non ricordo male, però ecco, difficilmente riesco a ricordarmelo così poco. Bisogna stare attenti perché, se non ricordo male, ci sono alcuni punti di sali e scendi con dei ponti, quindi là potrebbe essere un problema. Allora, andiamoci a vedere intanto in configurazione pneumatici, perché visto che sta piovendo, io monterei un bel set di gomme da bagnato, ok, perfetto. Mentre il carburante, ovviamente, andiamoci a mettere mezzo serbatoio, che dovrebbe essere anche più che sufficiente. Ok, ci siamo, abbiamo tutto. E cosa, la costiera ce l'abbiamo da bagnato, sì. Pneumatici, sì, ok. Sembrava un po' troppo poco intagliato, diciamo. Ok, andiamo subito in griglia. Vediamo un attimo come riusciamo a comportarci. Perché, insomma, comunque sia tracciato, come ho detto prima, che non conosco. Quindi, frazione, cassa martello, si va. Accelerazione paurosa del nostro avversario. Che cos'è? Cerchiamo di recuperare senza strafare, appunto perché il tracciato è molto molto impegnativo sicuramente, poi il bagnato non aiuta assolutamente, quindi cerchiamo di guidare puliti per cercare di andare a riprendere il nostro rivale qui, che comunque vediamo qua davanti. Attenzione, lo passiamo all'interno e cerchiamo di ora mantenere la posizione. 10 km sono comunque tanti, proprio qui c'è il primo dislivello, saltino, occhio ai guardrail molto molto vicini e le montagne, insomma tutto quanto, la minima toccata ci porterebbe per terra, quindi bisogna star veloci ma anche abbastanza attenti. Ok, ce l'abbiamo alle calcagna, però dobbiamo appunto cercare di prestare attenzione, magari rimanere al centro della strada potrebbe aiutarci a difenderci. Attenzione qui. Ok. Occhio qui pure sul ponte, se arriviamo un po' troppo veloci saltiamo praticamente. Colò, ok, perfetto. Giù così. Andando veramente piano, ma non conosco il tracciato, quindi forza di cosa, ragazzi, dobbiamo andare più piano del solito. Attenzione, vado, si scompone, curvone qui a destra, per il momento ce lo abbiamo dietro ma non sembra intenzionato ad attaccarci, anche se adesso abbiamo guadagnato anche un leggero margine. Non cantiamo assolutamente vittoria perché siamo ancora tutti abbastanza vicini. Attenzione qui, curvone a destra, chicane stretta a sinistra. Oh mamma mia, la moto si intraversa paurosamente, poi le righe a terra sono molto molto scivolose, il TC ci aiuta e ci mette una pezza. Attenzione, andiamo qui, rettilineo ultimo, va giù in carena e andiamo a vincerci questo appuntamento, forse. Ok, eccolo, sì, con un ampio margine andiamo a vincere.
Grandissimo, con quasi 3 secondi di margine, ma veramente una grande, grande performance. Come prima uscita della nuova MV si fa ben sperare, insomma. Quindi guadagniamoci questi 4.000 crediti che non sono affatto male. Abbiamo anche un punto team che dovremmo andare a mettere in verità. Ora vediamo bene in quale sezione poterla andare a inserire. Allora, vediamo un attimino. Ricerca, ricerca. Allora, qui l'abbiamo messi. Obiettivo area ricerca, vinci due eventi brand, ricompensa 500, ottieni ricompensa. Ottieni ricompensa. Ok, a posto. Altra è completa due eventi brand, va bene. Allora, vediamo un attimo. Questa ce l'abbiamo. Questa è formazione di sospensione migliorate. Le previsioni migliorate. Vabbè, le missioni, sti cavoli. Sblocchiamo intanto queste delle sospensioni. In ricerca e al piano superiore, management. Allora, nel negozio alcuni oggetti di una categoria scelta casualmente sono scontati. Ce l'abbiamo già. Nel negozio con oggetti di due categorie scelte casualmente sono scontati. Ok, qua che cos'è? La capienza dell'inventario aumentata. E qua i crediti ottenuti vendendo componenti e equipaggiamenti usati aumentano del 20%. Questo sì, buono. Ci piace. E niente, abbiamo un punticino solo e non possiamo farci nient'altro. Allora, andiamo in basso, andiamo a vederci subito il prossimo appuntamento, ragazzi, perché questo è stato abbastanza veloce. Allora, Laguna Seca, 5 giri, ok, sempre con le MV, insomma, poi alle brutte, insomma, volendo possiamo switchare tra una e l'altra, però per il momento proviamo lei, così la mettiamo più sotto torchio. Allora, evento Accademia. Ok, gestione avanzata del consumo prima di Ceffrire. Mantiene il valore di condizione del componente passivi anteriori sopra il 93. Mantiene il valore di condizione del componente pneumatico posteriore sopra il, no, sopra il 93. Pneumatico posteriore è impossibile. Segna un tempo più basso di 8 minuti e 40 secondi, che sono, credo, il tempo ovviamente totale dell'evento. Allora, iniziamo subito. Andiamo a vedere com'è la situazione. Anche qui mi è sembrato di vedere comunque prove libere e qualifiche, ma come sempre noi ci facciamo soltanto un primo giro di qualifiche e poi andiamo subito in gara. Ah, siamo con la BMW, attenzione, attenzione, quindi sti cavoli della nostra moto possiamo fare un po' come ci pare. E anche li approfittiamo per provarla, bellissima anche la BMW. Ok, abbiamo dei pneumatici? Un casino di pneumatici, intanto li pagano loro sti cacchi. Allora, SC2, per quanto riguarda il consumo non lo so ora rispetto alla 1. Questa marca per sviluppare una migliore performance e precisione di guida, più supporto, migliore aderenza e migliore assorbimento degli urti su pista, e la 3 in teoria è quella più spinta. Eh sì, dovrebbe essere. No, è il contrario, perché durabilità la SC3, ok, è il contrario. Quindi il numero più alto è il mescola più dura, via via quella più morbida. Allora facciamo così, mettiamo un SC2 su entrambi, anzi no, dietro magari mettiamo quella più dura, visto che comunque dovremmo portarla al 93%, insomma, quindi veramente un bel casotto. Ok, carburante ovviamente andiamo di mezzo serbatoio. Qua poi in teoria dovrebbero esserci ora le prove libere, mi pare. Ah no, si va subito in gara. Io avevo visto prove libere in verità. Boh, vabbè, meglio così. Meglio così. Ok, lanciamoci subito quindi in gara. In sella questa BMW, attenzione, mamma mia che impennata. Mettiamo traction a 3. Portiamo subito tracciato di Laguna Seca, che comunque conosco, fatto con le macchine, ma insomma con le moto poi sarà tutta un'altra cosa, soprattutto le varie curve strette, ma soprattutto l'iconica curva del cavatappi, dove dovremmo cercare di prestare molta attenzione. Attenzione, qua sorpassiamo all'esterno, ottimo così. Ok,
Il PC sta facendo un buon lavoro per il momento, staccatona. Li buttiamo all'interno, via così, via via in uscita. E qui, via via via. Lo sverniciamo su in accelerazione, staccata poderosa e per terra, staccata poderosa ma per terra un filino meno. La moto si impenna in maniera paurosa. Attenzione, c'è da recuperare un po' tutto. Per fortuna comunque non abbiamo, diciamo, un obiettivo di posizione ma di tempo generale, quindi comunque sia potremmo anche per assurdo arrivare agli ultimi ma metterci comunque meno del tempo prestabilito e avremo comunque completato l'obiettivo. Quindi andiamo intanto di secondo giro, abbiamo comunque ripreso subito un po' il gruppetto qua davanti. Dobbiamo far bene il cavatappi perché insomma è lì che ci giochiamo tutto. Il resto del tracciato è abbastanza veloce e tranquillo, quindi è là appunto il problema più grande. Attenzione, proviamo qui un affondo, traiettorie molto diverse, usciamo comunque un po' lenti. Attenzione qua, ok. Attenzione qua, andiamo a frenare assolutamente dolcemente. Ok, si infilano. Perfetto, così. Passo qui anche all'esterno in accelerazione. È molto molto figa questa BMW. Si fa portare veramente veramente bene. Ti dà molta molta sicurezza e quindi riesci comunque ad avere delle ottime performance. Andiamo al terzo giro, iniziato adesso, dei 5 previsti. Staccatore, intanto abbiamo riguadagnato. Ehi, l'MV che si infila, attenzione. Stavo dicendo abbiamo riguadagnato la prima posizione, ma il nostro rivale con l'MV si butta all'interno. Qui arriviamo un pochettino larghi, riusciamo comunque a stringere, ma subito vediamo il musetto dell'MV puntare avanti. Ok, mamma mia, per poco ci piglia. Attenzione così, vai 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 vai. Dobbiamo star docili anche con i freni per via dell'obiettivo che dobbiamo tenere, quindi staccata sì, ma comunque con tranquillità. Attenzione qua, perfetto, il cambio di direzione adesso, il cavatappi abbiamo affrontato senza problemi. Andiamo giù a scendere, via così. Ok, mi sa che devo ricominciare a mettere il livello di difficoltà come era prima, perché l'abbiamo abbassato di una asticella perché veramente mi era sembrato che non riuscissi più a guidare. Ora mi dà che ci ho ripreso un attimo la mano, stiamo andando bene. Però per esempio nell'evento scorso, insomma, non dico che abbiamo faticato, ma comunque è rimasto molto attaccato ai nostri scarici, ok, che comunque era un tracciato in cui non correndoci spesso non lo ricordavo, quindi si sta un attimino sulle uova e ovviamente si va a perdere un po' di tempo, mentre insomma tracciati appunto voi che conosco un po' come tutti i giochi, ovviamente se conoscete la pista sapete già come è fatta, dove frenare eccetera, e ovviamente vi sentite più sicuri. Quindi vediamo per il momento con il livello di difficoltà come siamo messi e eventualmente lo andiamo a rimettere come prima, insomma se proprio non c'è sfida ovviamente non ha senso, poi ci mettiamo del nostro che ci buttiamo per terra, però ecco vediamo un attimino com'è la situazione. Sul cavatappi una volta che
arrivi un attimino troppo veloce, inizi a pinzare l'anteriore, la moto si scompone facile. Come qui, comunque è una lotta a due con il pilota qui della MV, però siamo riusciti abbastanza agevolmente a riprenderci la testa della corsa. E stiamo per iniziare l'ultimo giro. Per il momento abbiamo tutti i compiti fatti, dobbiamo comunque aspettare, attenzione qui, la bandiera a scacchi, perché comunque è il conteggio dei componenti alla fine e del tempo totale che ci abbiamo impiegato a fare questi 5 giri, quindi per forza di cose il risultato lo sapremo dopo la bandiera a scacchi. Comunque non stiamo girando malissimo, insomma, ora non ho visto quanto è il mio best, però tranne ovviamente alcuni errori in due giri, però per il resto mi sembra che stiamo girando anche abbastanza bene. Bene qui. Attenzione, qui andiamo a staccare con calma. Vai. Dai, ultime curve per noi, cerchiamo di rimanere in piedi, bel tracciato comunque anche da fare con la moto, ma soprattutto una gran bella moto questa BMW, veramente molto molto bella, molto molto bella. Andiamo sul traguardo, quindi concludiamo in prima posizione con un tempo totale di 7 minuti e 25, quindi siamo ampiamente sotto gli 8 minuti che erano quelli dell'obiettivo. Per quanto riguarda gli altri, in verità non lo so, quindi vediamo un attimo che cosa ci dà. Casco d'argento, quindi siamo riusciti soltanto a farne due, a quanto pare, non mi dice manco quale abbiamo evitato di fare. Vediamo un po' se magari nel riassunto poi qua nella schermata principale ci viene in aiuto. Ok, sì, mantiene il valore di condizione del componente pneumatico posteriore sopra il 93. Vabbè, è impossibile, insomma, avrei dovuto magari girare con la gomma quella da stock per avere ancora un po' più di durezza, diciamo, della gomma, e quindi farla durare un po' di più. Vabbè, comunque sia, casco d'argento non è male, due obiettivi su tre, però ce li siamo portati a casa anche un discreto gruzzoletto. Allora ragazzi, che dirvi, intanto ci salutiamo qui in anteprima, vediamoci un attimo il prossimo brand del circuito di Silverstone, quindi gara sponsorizzata con due marchi, altrimenti avremo un evento di riposo, insomma, però ce lo facciamo perché comunque avremo un po' di ricompense per la nostra moto, ma anche qualche soldino che ovviamente non fa assolutamente male. Quindi io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. In descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra la i che vi riporta la playlist del titolo in caso in cui abbiate saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!